Sì, la storia della Chiesa è testimonianza dell'attenzione che si è sempre data all'educazione. I nostri missionari, insieme alle chiese, costruivano le scuole e gli ospedali. E nei paesi di tradizione più antica, gli ordini religiosi, le congregazioni religiose hanno cercato di elevare le classi più povere, dando scuole gratuite a chi non poteva avere i mezzi economici per la scuola che era privata. E quindi questa è la storia passata. Nella storia presente, la Chiesa, nella società soprattutto occidentale, è chiamata a una nuova missione, cioè quella attraverso lo studio, la ricerca, di favorire il dialogo tra la fede e la ragione. In un mondo in cui la ragione è diventata debole, la Chiesa vuole invece che ci sia questo dialogo che serve sia alla religione sia alla scienza per progredire e elevare l'umanità al progresso integrale di ogni persona. Papa Francesco, nel ricevere la Congregazione per l'Educazione Cattolica in un congresso fatto 2 anni fa, con più di 1.500 rappresentanti delle scuole e delle università cattoliche, ha stimolato non solo a continuare l'opera tradizionale e dell'educazione formale, ma ha spinto anche a uscire dalle forme tradizionali e cercare una formazione, una scuola informale, soprattutto alla periferia del mondo e della Chiesa. Quindi questo è un impulso che mette insieme la tradizione ma anche il rinnovamento. Per quanto riguarda il futuro sinodo, che riguarda i giovani, certamente il tema della scuola e della formazione, dell'educazione in generale sarà centrale, perché è solo attraverso la formazione di generazioni nuove che si riuscirà a cambiare il mondo, a non ripetere gli errori e i conflitti verso i quali la società attuale sta andando. Quindi è un'occasione propizia che la Chiesa offre non solo all'interno, ma anche per il mondo intero. Qui c'è un po' un mito, no? Che ci siano state forti resistenze alla riforma, una riforma della Curia specialmente e di tutta la Chiesa. Già Benedetto XVI aveva iniziato questa riforma, Papa Francesco ha spinto, ha accelerato ancora di più. Certamente ci sono delle resistenze che non sono animate da cattive intenzioni, ma dalla complessità della situazione, della difficoltà di cambiare il modo di fare che si è sempre adottato. E quindi io direi che persone proprio che io conosca contrarie intenzionalmente alla riforma non vedo che siano molte. È l'inerzia dell'abitudine, anche l'età delle persone, no? E la tradizione che pesa. Ma certamente la maggior parte delle riforme trovano collaborazione e certamente anche se ci sono delle opposizioni, questo non fermeranno, perché non c'è solo Papa Francesco che li vuole, ma è lo spirito che soffia. E tutti noi dobbiamo obbedire allo stesso impulso che viene dall'alto. Allora, lì ci sono 2 livelli. Il primo livello è che deve essere una educazione integrale, cioè che sviluppi il progresso di tutta la persona e di tutte le persone. E quindi l'educazione integrale, non solo quella che spinge a livello intellettuale, economico, ma anche quello spirituale e trascendente. Questo è il primo livello. Il secondo livello, che interessa direttamente le strutture scolastiche, anche materne, primarie, ma soprattutto
superiori è che l'identità cattolica si configura come un dialogo con non solo chi crede, ma anche con chi non crede. E quindi un dialogo che è proposta del messaggio evangelico, non imposizione, ma anche una forte identità, cioè che il Vangelo per noi non è discutibile nella sostanza, e la sostanza del Vangelo è il rispetto delle persone, l'amore verso le persone, la cura delle debolezze, è la testimonianza della carità, perché per ogni credente in Cristo, il Dio in cui noi crediamo è amore, e un amore che propone la verità per distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male, ma poi aiuta anche chi è caduto nel male per poter risollevarsi. È quello che Papa Francesco sta sottolineando molto, è questo messaggio di speranza per tutti. È un'apertura della Chiesa che va incontro alle persone e non aspetta le persone, tantomeno le giudica. E quindi la verità è carità e sono una cosa sola per la salvezza, perché, come ha detto Gesù, e la Chiesa è fondata per la missione stessa di Gesù, non per condannare, ma per salvare. Comunque la Chiesa credo che sia l'istituzione che sta facendo di più per combattere questa piaga che c'è nella società. Concentrare tutto il problema della pedofilia sulla Chiesa è un errore storico, ma noi non vogliamo sottrarci al dovere di eliminare anche un solo caso. Quindi non facciamo questione di numeri. Sia Papa Benedetto che Papa Francesco hanno riformato la normativa che riguarda l'affrontare questo problema, che ovviamente è quello di prendere i casi di scandalo, ma contemporaneamente una forte tendenza a prevenire i casi con una formazione nei seminari, nei conventi, nelle scuole che anticipi e preservi da questa piaga. E in questo senso, per quanto riguarda le norme attuali, riguardano solo il mondo della gerarchia, cioè sia il clero che i religiosi. Per quanto riguarda le famiglie, tutto il sinodo sulla famiglia, i due sinodi sulla famiglia e la Moris Letizia, che è l'esortazione che è uscita dopo, mirano a formare una famiglia come vera responsabile dell'amore, della trasmissione della vita, dell'educazione, e quindi anche lì un impulso molto alla prevenzione in maniera tale che i bambini siano veramente non solo preservati dal male, ma formati al bene. E quindi non c'è una diretta normativa circa le famiglie, ma un modo indiretto perché veramente la famiglia sia quel luogo in cui per primo il bambino impara a essere amato per poter essere capace di amare.